nuovissimo bundle e una nuova skin gratuita stanno per arrivare qui su Fortnite. Ovviamente, come se non bastasse, anche ancora tantissime collaborazioni con videogiochi inediti, serie TV e in particolare cantanti, tra quelle anche Kid Laroi. Ma io non voglio spoilerarvi niente, quindi vi lascio al video. Ma prima di iniziare devo raccontarvi un fatto molto 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 insolito. Questo che vedete è il mio PC e stamattina mi sono svegliato, l'ho acceso e mi sono accorto che effettivamente il mio Windows 10 c'era un pochino schifo, c'erano molti molti problemi. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata andare su Google e cercare cosa potesse essere utile appunto per risolvere questo problema di Windows e magari fare anche l'upgrade a Windows 11. Ed è proprio lì che ho scoperto CaseFan. Questo sito ti permette di acquistare qualsiasi chiave, principalmente di Office e Windows, per poter comprare dei programmi su PC a prezzi davvero bassissimi. E la cosa bella è che sono 100% sicuri e se non sei soddisfatto con il tuo acquisto otterrai un rimborso gratuito. Ma la cosa ancora più assurda è che proprio in questo momento hanno delle offerte assurde sul loro sito. Infatti in questo caso io voglio comprare Windows 11 Professional, mi basterà fare aggiungi al carrello. Una volta che l'avrò aggiunto al carrello, se vado qua nella parte destra metto apply discount code ed inserisco questo codice qua, ovvero JD50, otterrò il 50% di sconto. E guardate qua, lo vado a pagare solo ed esclusivamente 13,30€ per Windows 11. Stessa cosa vale per Office 2021 Professional, che ha il prezzo di 450€, mentre qua su CaseFan, se lo aggiungete al carrello, lo pagherete soltanto 70€. E non è finita qua, perché per la stessa cosa, aggiungendo quest'altro codice sconto, che è esattamente JD62, lo pagherete solamente 27€. Puoi pagare con PayPal oppure con una semplice carta di credito o carta di debito. Per accedere a questo sito e comprare tutti i codici a prezzi scontatissimi te lo lascio qua sotto nel primo link in descrizione. Punto raga, come tutti sapete, la parte più bella del video deve ancora arrivare, perché andiamo a parlare insieme di tutte le cose che hanno aggiunto questo nuovissimo aggiornamento e tutto quello che vedremo prossimamente arrivare qui su Fortnite. Allora, pensavo di dire, abbiamo un sacco di cose delle quali parlare. Io però devo iniziare subito di parlare con tutto quello che Fortnite ha aggiunto in questo nuovissimo aggiornamento, perché sì, esattamente nella giornata di ieri è uscito un aggiornamento. Direi Fortnite ormai, ragazzi, rilascia aggiornamenti dopo aggiornamenti. Comunque, in poche parole, è stato rilasciato questo aggiornamento. Questo aggiornamento è stato molto molto particolare, perché ha introdotto qui nel gioco un prodotto, quindi una cosa che non vedevamo da quando hanno rilasciato il trailer, ovvero i droni. Tutti a chiedersi, ma dove saranno mai finiti i droni? Bene, Fortnite li ha rimessi, ma chiudiamo questa gentaglia qua dietro. 36. Boom. No, beato. Devo fare il retake. No, vabbè. Stavo appunto dicendo, in questo nuovo aggiornamento Fortnite ha introdotto davvero un sacco di nuovissime cose molto particolari, tra i quali delle ricompense gratuite, ovviamente tutto il set che vi sta appunto dicendo dei droni, che tra l'altro io ancora non ho mai avuto modo di provare. Se li troviamo nella prossima partita direi di andare a provare, perché non ho la minima idea di come funzionino. Ma non è questo l'argomento principale del video, perché bisogna parlare della creativa 2.0 innanzitutto. Allora, la creativa 2.0, se ve lo state chiedendo, sì, arriverà. Quando arriverà? Beh, questo è un altro discorso, perché sì, arriverà e probabilmente arriverà verso i primi di febbraio. Quindi ragazzi, bisogna ancora aspettare un pochino. Però molti dicono che magari, tra l'altro quelle immagini che state vedendo da qua a schermo, tutta roba trapelata della creativa, ma roba strana, non è molto importante. Comunque, stavo dicendo, questa creativa 2.0 sembrerebbe arrivi prossimamente verso i primi febbraio, ma in caso non venga rilasciata a febbraio, perché comunque deve essere un aggiornamento bello costanzioso, ormai febbraio potremmo quasi dire è finito, potremmo comunque vedere delle cose molto particolari arrivare con l'arrivo della nuovissima season 2 del capitolo 4, perché magari potremmo vederla con la nuova season, nuova meccanica, tutti questi discorsi qua molto molto belli a mio parere, perché avrebbe anche molto più senso farla uscire durante l'arrivo della nuovissima season, magari subito il primo giorno, anziché dover farci aspettare ancora tutto questo tempo per poi magari non metterla nemmeno subito. Quindi boh, io sinceramente non saprei nemmeno cosa dire. Tra l'altro ragazzi, abbiamo un botto di roba di cui parlare, perché sempre a tema di Mr. Beast, sembrerebbe che alcuni non abbiano ancora ricevuto il loro deltaplano. Quindi sì, se ancora non l'avete ricevuto, siete stati nei top 100.000, beh allora mi sa che lo riceverete proprio in questi giorni, perché insieme ad altre mod, tra le quali quella di Carling Iron, che era disponibile per tutti coloro che andavano a giocare con 5 amici, appunto lo riceverete in questi giorni. Tra l'altro Carling Iron hanno già iniziato a darlo negli ultimi giorni, perché io l'ho già sbloccata, non so come abbia fatto. E quindi appunto ragazzi, abbiamo un botto di roba. Tra l'altro sembrerebbe che vi ricordavo di questa skin collaborazione con questo streamer,
probabilmente era tutto un troll e non succederà mai. Quindi purtroppo, niente raga, mi sa che potremmo anche dire ciao a questo streamer, non lo conoscevo, sinceramente non mi dispiace. Questa skin qua, tra l'altro, la skin del pacchetto crew di gennaio, se ne andrà il primo di febbraio, quindi se lo shoppate ora avrete tutti i vantaggi di questo mese e del mese di febbraio. Quindi se aspettate altri 10 giorni, vi dico meglio, siamo al 19, se aspettate ancora quasi un mesetto, potete acquistare il pacchetto crew per il solito prezzo di 11 euro, otterrete la skin, otterrete tutti i relativi vantaggi, quindi set, schermate di caricamento, picconi, roba varia, otterrete i 1000 V-Bucks, il pass di questa stagione qua, quindi della season 1 capitolo 4, e in più, visto che dovrebbe passare un mese e i vantaggi durano un mese, otterrete il pass battaglia della season 2 del capitolo 4 e in più altri 1000 V-Bucks che le potrete usare nel vostro magazzino di Fortnite per comprare ciò che più vi piace. Quindi wow, rendetevi conto, potete prendere una cosa dal valore di 24 euro pagandone solamente 11,99. quindi raga, io, cioè, senso, sinceramente lo andrei a fare, quindi se volete shoppate, fatelo, aspettate però a farlo, e se lo fate mi regalate il codice Lodek, mi supportate, e per me è appunto una cosa molto molto bella se mi supportate, e a voi non cambia assolutamente niente, quindi fatelo, ok, fatelo. Tra l'altro le FNCS sono confermate anche quest'anno, ci saranno come tutti gli anni, e stavolta il monte premio è leggermente più alto rispetto agli anni scorsi, ma dico proprio, cioè raga, cioè solo leggermente più alto, non è che per caso stiamo parlando di 10 milioni di dollari, no, no, sì, avete capito bene, l'FNCS del 2023 il premio per il vincitore sono 10 milioni di dollari, cioè con 10 milioni di dollari in America, poi dove la vita, sì, a meno che non state a Manhattan, a Greenwich, dove vi fa, no, Greenwich non è in America, scusatemi, comunque a meno che non state a Manhattan, a New York, così con 10 milioni di euro ci campate 37 mila vite, quindi sì, quindi in effetti sì, sono davvero tanti tanti soldi. E ora sorge anche il dubbio come fare per parteciparci. Non penso che nessuno di noi possa mai riuscire a vincere una roba del genere. Però comunque tentar non nuoce, è gratuito, vi basta partecipare ai tornei di qualifica che si terranno, siete degli streamer ancora meglio, altrimenti non cambia niente. Però così appunto ragazzi, questi tornei di qualifica sì, quali si terranno prossimamente, e i migliori verranno chiamati da Epic Games e diranno: ehi Billone, vieni qua da me a fare FNCS, andate lì a fare l'FNCS, li sarei contento, e se vinci torni a casa con 10 milioni di euro e direi altro che skin, pass battaglia, direi che ti compri tutte le case che vedi in un'agenzia immobiliare con 10 milioni di euro. Boom, ho trovato il falco ricognitore. Aspettate, saliamo. Voglio provarlo contro quella gente là dietro che si spara. Quindi nascondiamoci un pochino che... Boom, io lo lancio. No vabbè raga, ma... Ah ok, giustamente ha un tempo. Sono là dietro. Io non so come si spara. Comunque... Ah ma non posso tipo sparare, no... No raga, non posso sparare, è molto brutta sta cosa. Però li possiamo rilevare, quindi ora se gli vado addosso dovrei fargli molto molto male, vero? Ok, tra l'altro la scansione dura abbastanza. E... No, scherzavo, non dura niente la scansione. Riproviamoci. Andiamo al aldone. Boom, eccolo qua. Killiamolo, proviamoci, se ci riusciamo. Ha niente di vita, il nostro cinghialito ci pensa lui, ti prego bro, perfetto, boom, killato. E niente, prima kill col drone di questa season fatta. Ma parliamo della skin gratis, perché è arrivato il momento di parlarne. La skin in questione è la skin di Kid Laroi, perché avete capito bene, sta per arrivare una skin di Kid Laroi qui su Fortnite. Arriverà prossimamente su Fortnite e sarà molto bella sia per noi che per tutti coloro che andranno appunto ragazzi a shoppare questa skin, perché sarà anche in maniera gratuita, vi spiego come. Perché come sapete, tutte le volte che escono queste robe strane dei Kid Laroi, appunto collaborazioni, serie con, con i concerti, è sempre anche possibile ottenere queste skin, queste robe varie, in maniera completamente gratuita. Quindi sì ragazzi, in effetti è possibile e potremmo avere, non è una cosa sicura, questa skin in maniera gratuita. Come fai a preavvile in maniera gratuita? Probabilmente, in caso effettivamente Fortnite volesse darci questa possibilità, l'unico modo sarà quello di farlo andando a shoppare. Esattamente ragazzi, così ho fatto un male neanche quando è nato. Sono un po' trasgressi. Buon, perfetto. Allora, stavo dicendo,
arriverà questa possibilità, e se arriverà sarà molto bella attraverso magari una coppa. I migliori di ogni regione, come al solito, otterranno queste skin, collaborazioni, chiamateli come vi pare, molto molto particolari. Chi l'ha attraverso la finestrina non l'avevo nemmeno visto, ho sparato alla cieca però l'ho preso, e io sinceramente non me ne privo. Ma c'era qualcun altro qua dietro che ora è andato a vendersi, e invece no. Perfetto, tutti scompargiuti, siamo gli unici rimasti. Quindi appunto, queste qua purtroppo sono le uniche piccole poche news. In realtà questo video potevo anche risparmiarvelo, solo che l'ho fatto perché era da troppo che non caricavo. Comunque niente ragazzi, alla prossima, ciao.